Nell'arco di 10 giorni i tamponi raddoppiati nel drive-in della ASL dell'Aquila a Colle Maggio. Previsti solo nella giornata di oggi 420 tamponi. Ieri ne sono stati eseguiti 450. Si tratta dei tamponi prenotati per il tracciamento, per conferma e controllo, cosiddetti T0, T5 e T7. C'è stato un deciso incremento di richiesta, soprattutto a causa dei piccoli focolai nelle varie scuole. Difatti abbiamo tante classi che sono ferme ormai, e questo è avvenuto subito prima a Natale, proprio i primissimi giorni. Questo ci ha creato chiaramente un incremento di tamponi, mentre che so, fino a 10 giorni fa stavamo sui 200-250 tamponi al giorno, che con le maggio ora siamo saliti a 400 e più. Ieri siamo arrivati quasi a 450. Questo chiaramente ha creato il primo giorno un impatto, insomma, che ha causato un po' di rallentamento, però insomma, ci stiamo organizzando. I risultati dei tamponi si hanno nell'arco delle 24 ore, più delle volte, qualche volta diciamo un pochino di più, sì, comunque all'interno delle 48 ore sicuramente. L'evoluzione, diciamo, la percentuale dei positivi sicuramente è in crescita, e questo chiaramente preoccupa un po', perché ci stiamo difatti, come dire, predisponendo per un ulteriore incremento sia della capacità di eseguire tamponi qui a Colle Maggio, ma anche nella previsione di riaprire il drive-in a Preduro, lì come era allo scorso, a primavera sostanzialmente, e quindi ci stiamo attrezzando diciamo, in quest'ottica. Al lavoro 3 operatori medici che diventeranno 4 nei prossimi giorni e 3 assistenti amministrativi per preparare i moduli. Previsto anche il raddoppio della linea. Diciamo che c'è sicuramente la corsa un pochino al tampone, diciamo, per poter partecipare a, che so, incontri familiari o magari, no, festicciole varie. Però diciamo che qui a Colle Maggio non è così, questi sono tamponi che abbiamo richiesto noi e sulla base chiaramente del contact tracing e delle situazioni di positività. Certo, ci sono pure alcune persone inviate dai medici curanti perché devono fare degli esami presso l'ospedale, per cui prima di accedere alle prestazioni ospedaliere è richiesto il tampone, e quindi c'è anche quello. Però insomma, il fenomeno di incremento della richiesta di tamponi è evidente, insomma, è palese.